Poche ore ancora e il sipario della 22esima edizione di Tipicità Made in Marche Festival verrà alzato, svelando un palcoscenico unico nel suo genere, capace di rappresentare il gusto in tutte le sue sfaccettature. Made in Marche Festival, che si svolgerà dal 15 al 17 marzo nell'innovativa struttura polifunzionale di Fermo Forum, presenterà un programma che prevede ben 83 eventi, un palinsesto che guarda alle Marche in una prospettiva futura in relazione alla macroregione adriatico-ionica e ad Expo 2015. Benessere e buon vivere sono gli argomenti intorno a cui ruoterà Tipicità di quest'anno. I numeri della manifestazione ne danno la misura della crescita e del prestigio, frutto di una macchina organizzativa efficiente e lungimirante. Abbiamo quest'anno, a dispetto della crisi nella quale ci dibattiamo, come ormai è noto, abbiamo addirittura un più 8% di espositori. 10.000 metri quadri di superficie espositiva coperta, 6 padiglioni tematici che ospiteranno appunto 83 eventi. Sono oltre 350 realtà presenti a vario titolo nel padiglione espositivo che proprio in virtù di questi numeri è tutto esaurito. Un totale in vetrina di 345 realtà appartenenti ai settori enogastronomico, turistico e manifatturiero di qualità. 178 realtà presenti con uno spazio espositivo, 9 delegazioni estere, ospite ufficiale il Sudafrica, delegazioni attese anche da Croazia, Albania, Grecia, Spagna, Tunisia, Romania, Repubblica Ceca e Russia, 6 delegazioni da altre regioni italiane. Il Salento settentrionale in qualità di ospite ufficiale italiano, rappresentanze attese anche da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Sicilia, Calabria. 32 partners privati, 12 enti coorganizzatori, ovviamente insieme al Comune di Fermo, 3 atenei partners. Fermo è stata la culla, no? E ha dato il via a questo percorso che dopo 22 anni è diventato, direi, di importanza non solo locale, non solo regionale, ma sa spaziare per certi versi a livello nazionale, e vorrei sottolineare questo: ha dato quegli input e ha messo in evidenza quegli elementi del nostro territorio che ormai stanno sostanziando la politica di promozione del nostro Made in Marche a livello globale. La 22esima edizione di Tipicità promette benessere e buon vivere, con tante sorprese e numeri da record. Ormai sappiamo, confortato anche questo dai numeri, che questa è la regione dove si vive bene, una regione a misura d'uomo. Sicuramente tutto questo dipende da diversi aspetti, tra cui anche il cibo, anche l'ambiente, il paesaggio e altri parametri importanti, tra cui anche, direi, il carattere della gente di questa regione. La promozione dei prodotti tipici fu l'obiettivo che venne dato alla manifestazione fin dalla sua nascita, 22 anni fa. Oggi la situazione è talmente evoluta che Tipicità anticipa i tempi. Tipicità è l'occasione per promuovere tutto il territorio, non soltanto le sue tipicità, ma le sue bellezze ambientali, storiche, artistiche e culturali. Siamo partiti da un percorso che poteva essere di promozione della qualità del nostro territorio 22 anni fa, dicendo che dovevamo puntare alla qualità. 22 anni fa direi la produzione enologica non è quella di adesso. Quindi lì si è detto lavoriamo per promuovere. Le Marche sono alla conclusione del piano di sviluppo rurale 2007-2013. Per il PSR 2014-2020 si terrà a Tipicità la riunione più importante per esporre i primi interventi previsti. Tipicità per noi è stato il luogo ideale, perché per l'Expo 2015 con la nutrigenomica e Tipicità, ecco, sono le due bandiere più importanti per le Marche. Tipicità espone a 360 gradi la bellezza e la ricchezza del suo territorio, che offre un pacchetto completo e variegato: cultura, arte, cibo, storia, e la provincia di Fermo rafforza la sua presenza all'interno della manifestazione. La provincia di Fermo quest'anno e al termine del suo mandato amministrativo sarà presente in modo massiccio all'interno di Tipicità, collabora pienamente con Tipicità. Noi organizzeremo 16 eventi nei 3 giorni. Un'edizione, quella 2014 di Tipicità, che promette di lasciare il segno. Un segno dalle caratteristiche inconfondibili
elementi che sapranno coinvolgere interamente i nostri cinque sensi e quelli dei prestigiosi ospiti. Questa è un'opportunità per offrire un palcoscenico a tutta questa brava gente che lavora, che propone sempre cose sempre più buone e che è giusto che abbiano un riconoscimento e anche un ritorno economico, perché si lavora per questo. Il sito internet di Tipicità riceve ben 2.500 pagine di visite ogni giorno. Tipicità cresce anche sotto il profilo qualitativo, avremo personaggi importanti. Maria Concetta Mattei, Massimiliano Ossini, Umberto Broccoli, Barbara Capponi e Andrea Babbi, direttore generale Enit. E l'attesa è un continuo crescendo. Sì, con tutte le incertezze della vigilia, appunto, però con tante certezze, perché date dai numeri. Adesso siamo al punto in cui diciamo quello che noi promuoviamo è funzionale ad un percorso culturale e a un percorso di benessere, che è l'elemento, direi, che caratterizza proprio ed è il tema intorno al quale si avviluppano tutti gli 80 momenti d'incontro che sono programmati all'interno di Tipicità.